Signori, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo incominciato, siamo entrati nel vivo dell'episodio post-storia di Pokémon Spada, perché abbiamo conosciuto i Baldo Duo. Che cos'è questo Baldo Duo? Sono due fratelli gemelli che sono discendenti dell'antica stirpe di Galar e che sono convinti che lo scudo e la spada che abbiamo usato nella lotta finale contro il Tornado, se siano dei falsi, insomma, sono convinti che le ricerche che abbiamo fatto siano in realtà sulla tradizione falsa di Gala, quando in realtà è tutto il contrario, loro sono convinti che quella falsa sia quella vera, eccetera, eccetera. Vabbè, la cosa importante che c'è da sapere è che questi due hanno deciso di fare casino in tutta Galar, dynamaxizzando, sforzando i Pokémon a dynamaxizzarsi contro la loro volontà e facendoli impazzire, poverini, in tutte le varie palestre di Galar. Quindi per il momento sono apparsi solo Pokémon dynamaxizzati nelle prime tre palestre. Adesso qui dobbiamo fare per appunto risolvere il trambusto alla terza palestra. Ma sappiate, vi anticipo già che ci saranno sconti anche negli altri quattro stadi di Galar, perché questi due gli è venuto in mente di scatenare il caos in tutta Galar per riconquistarlo o una roba del genere. Non so come si è saltato in mente a sti due di fare ste puttanate. Vabbè, però vabbè, hanno detto anche che quando per sconfitto Eternatus abbiamo mandato a monte tutti i loro piani. Ma va bene, non so che. Vabbè. Qui c'è Carvo che è preoccupato. Oh, guarda che c'è, Giada, la nostra campionessa. E ci sono anche Ginepra e Hop. Capo, ti ricordi di me? Ma certo, è difficile dimenticarsi di allenatori capaci come voi. Sono pure venuto a salutarvi quando avete superato brillantemente la sfida delle palestre. Ah, comunque, con noi c'è anche Ginepra, perché quando sono arrivati a Tarfid, Ginepra oggi gli dà una mano a Diego a mettere a sicura la gente nello stadio quando si è scatenato il trambusto col Pokémon della Maxizzata giù, e da lì in poi ci sta seguendo per darci una mano. Quindi abbiamo fatto già due lotte alla Raid Dynamax, in cui i personaggi dei Raid Dynamax sono sempre 4. E quindi adesso stiamo facendo tutte queste lotte assieme a Hop e Ginepro, perché poi dopo, come quattro personaggi nelle lotte c'è il capopalestra di turno. Ma va bene, a parte questi dettagli, scusate, ma non mi pare proprio il momento di scambiarsi convenevoli, in effetti. Eh già, in effetti con lo stadio la situazione è un po' complicata. Sì, lo sappiamo, poco fuori controllo, Dynamax, eccetera, eccetera. Oh, beh, perfetto, capitate proprio a fagiolo. Quel Pokémon ha una forza spropositata. Affrontarlo da solo sarebbe un po' dura. Ma con il vostro aiuto potremo finalmente fare taglia bruciata di tutti i nostri problemi. Andiamo allora, vai. Ho dimenticato di mettere Tina con il primo Pokémon da mandare in campo, perché sicuramente sarà un tipo fuoco, i Pokémon in arrivo. Però va bene. Vai, solita introduzione dei Raid Dynamax. Oh, un Torkoal! Ah, ma cavolacci, è vero che la mia squadra non si è curata. Vabbè, comunque è la mia intenzione ritirare Giorgio dalla lotta. Dopo questa passiamo al centro Pokémon a ridargli vita. Anzi, gli do una pozione direttamente, perché solo lui ha bisogno di un po' di vita. Attenzione, beh, già devastato per un pochino. La potenza delle mosse tipo fuoco di Centiscor ci aumenta. Oh, Hop può usare il Dynamax. Ok, là ci sono i Sibu in alto a sinistra delle mosse che sta per scagliare tutti. Noi invece di là ci giochiamo un Idrobreccia. E dopo Dynamaxizza subito il suo Inteleon. Non è molto su di morale, Hop, ve lo dico. Se non avete visto lo scorso episodio, sappiate che partecipa anche lui alle lotte per darci la mano, perché non può starsene con le mani in mano, ma è convinto invece di essere una palla a piede in queste lotte. È ancora un po' giù di morale per il fatto che ha perso contro uno di quei gemelli scemi. Perché sono gemelli scemi. E vai! E io non mi smentisco mai, con i Pokémon già a livello 70 e passa.
Perfetto, Pokémon placato. In un modo o nell'altro siamo riusciti a estinguere quel pazzo incendio chiamato Dynamax. Ospiterò per un po' il Pokémon qui nello stadio. Ha bisogno di riposare, poverino. Ah, Giada, se ti serve una mano, esitare a contattarmi. Ecco la mia carta Lega Pokémon. Hai ricevuto la carta? Ok, grazie di capo. Adesso la leggiamo subito. E ora, immagino che dovevi chiare, vero? Andate pure, baldi giovani, e buona fortuna! Oh? Bip 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 bip. Giada, lo sbalteotto sta suonando o sbaglio? Giada, abbiamo un problema, quei due tizi stiano solo al laboratorio! Cosa? Stai bene tu? Per adesso stanno solo cercando di spingermi a tagliare le sue stelle. Presto, venite, le cose potrebbero mettersi male! Bip. Che vorranno fare con le sue stelle, quei due? Presto, dobbiamo andare ad aiutare Sonia a recuperare lo scudo rovinato! Giada, corriamo al laboratorio Pokémon, subito! Quel ragazzo, mai una volta che riflettesse prima di agire. È tutto coraggio e niente strategia. Allora si va al laboratorio Pokémon? Oramai ci sono dentro, io suppongo che devo finire l'opera. Prima leggiamo la carta e poi andiamo ad incontrare quei tizi. Tra l'altro, nello scorso episodio abbiamo conosciuto la nuova assistente di Sonia, che ora è diventata la professoressa, ma ci ha guardato subito storto quella lì, quindi già sapete che il plot twist, che non è un plot twist, perché sia sì, un plot twist, però è un colpo di scena che solo un bambino potrebbe, cioè, non capire, anzi, che anche un bambino capirebbe. Comunque, qui, numero 187, Cabo in posa di vittoria, tipo, tratto da un'intervista risalente a quando Cabo era solo uno sfido a palestre. Cosa puoi dirci sul tuo stile di lotta? Il mio stile è semplice e diretto, la gioventù è come un fuoco che brucia dentro di me. E io ho intenzione di lasciarlo bruciare, di recente non ho riportato molte vittorie, quindi ho deciso di incorporare il fuoco fatuo nelle mie strategie. Il mio messaggio giovane all'allenatore è di non aver paura di sperimentare con i Pokémon. Sviluppate nuove strategie, combinando vostre abilità e strumenti. Prima o poi sfonderete, datemi retta. Ok. Allora, prima di andare al laboratorio Pokémon, devo fare un salto a 100 Pokémon io, perché... Perché già immaginerete già che quei due, non appena ce li troviamo davanti, ci lanciano addosso i loro Pokémon ancora una volta. Ah, ora che ci penso, terminati questi extra, dobbiamo andare all'hotel di, cioè, Chichester, che c'è un poliziotto rinominato punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, per vedere che cosa ha da dirci, che ci avrà detto torna quando sarà una campionessa. Era nella zona, era nella stessa stanza dei tizi che hanno nient'altro che gli avatar dei creatori del gioco, quindi. Finito questo extra, che si chiuderà catturando Zacian, ve lo dico già. Vedremo di andare a fare un salto a vedere quello che c'ha da dire quel tipo là. In ogni caso, adesso abbiamo la priorità su questi due. Sappiamo che le sostene del presidente Rosso sono custodite in questo luogo. Del resto, noi ci abitassimo dotato di infallibile sesto senso. Cosa dovete sapere voi, plebaglia? Certe precisità non vi competono. Consegnate a chi le merita di diritto, e cioè a noi, ovviamente. Le sostene non hanno nulla a che vedere con le celebrità. Non so bene come facciate ad avere questa informazione, ma una cosa è certa: le sostene potete continuare a sognare di notte, perché io non ve le darò mai. Precisamente. Gente come voi non è conscia del valore delle sue stelle, non ha diritto di possederle. Accidebaldina, che si fa, fratellino? Già, fratellone, queste due ci stanno creando problemi su problemi. Senti chi parla. No, non sto a doppiare questa risata maledizione che mi stanno già sui coglioni, mi sa che sto già ribollendo. Probabilmente mi è salita la febbre di qualche riga. Ehi, fa la butti, al massimo siete voi a creare problemi a sognare la professoressa. Bravo, Hop! Porca vacca, quanto lo sto adorando, Hop! Hop, non vi perdonerò per aver fatto dare maxizzare selvaggiamente i Pokémon. E poi dovete anche ridarci lo scudo rovinato. Sapevamo che recandoci qui avremmo avuto l'onore di incontrare la campionessa. Peccato però che si ostina a trascinarsi dietro quel perdente. Potremmo nuovamente fargli lo spiacevole favore di umiliarlo, non trovi? Non stai a sentire, Hop. Sonia ha ragione. Sei stato sconfitto, ok, ma mica devi perderti d'animo. Sì. Vai, tira fuori la grinta. Hai ragione, Giada. Per prima cosa buttiamo questi pagliacci fuori di qui, giusto? A calci. P-p-p-pagliacci? Cura l'impotenza! Fatemi
Fratellone, sono profondamente offeso. Nessuno può rivolgersi a noi con un tono simile. Ma è che mai degli infimi plebei? Assolutamente, assolutissimamente, questo è il guanto della sfida. Il duello si impone. E questa volta schieremo i nostri Pokémon più potenti. Vai, lotta in doppio. Adesso ho fatto subito devastando Scudo Baldo, che devo vendicare Hop per la sconfitta che ha subito. Prima cosa. Allora. Ah, sti cazzi della schermaglia. Noi ce ne fottiamo. Le. Vi ritenete delle celebrità, ma siete talmente stupidi, siete talmente stronzi che mi verrebbe tranquillamente voglia di scagliarvi contro il mio George con un tamburo attacco. Poi potete usare il tamburo attacco su di voi. Però mi trattengo perché sono. Non sono una bestia, che ho ancora un po' di umanità rispetto a voi due. Che siete gli ennesimi che considerano Pokémon come degli strumenti, a quanto pare. Vai, tutti su Bronzong, vedo. Complice X, beh, devo levare George da qui, ragazzi. Devo levarlo da qui perché, guarda, il di te, questi due giustamente ce l'hanno con me. No, non posso sottrarmi, no, volevo cambiare i Pokémon, scusatemi. Vai. Andiamo in campo Ron. Perfetto. Adesso il Golzobud, ecco, fa passo indietro. Ce l'ho veramente. Quindi Brando Baldo manda in campo Udablade. Vorrei tanto vedere Monster Queen il double di. Di Hop, comunque. Copri tutti due, vai. Ex senso. No! Due punti vita! No, aspetta, sorelle pure! Come osate conoscere la mossa dei suoi spadaccini di Unima? Vai, oh, vendica, vendica! Anche se faceva solamente danno normale perché nessuno l'ha colpito, eh. Però. Vai. Mi assicurerò stavolta Kling Klang, Kling Klang. So già che strategia sta per attuare questo bastardo con Kling Klang, lo so bene, lo so bene. Tiro mirato, vai. Mamma mia, il tiro mirato! Il tiro mirato di Inteleon, attenzione, guarda, cambio marcia, prevedibile come. È prevedibile un treno che arriva in orario. No, non è vero in realtà. È un bel tigli. È perché prima non poteva giocarsela con Tabu che ha il tipo normale se gioca adesso, no? Vai, un'altra vendetta. E dopo spero che se si giochi il Gacopo lo giochi su di me perché. Sprezzalampo! No! Porca puttana, l'ho fatto fare un altro Pokémon di Hop! C'hai un altezzo Pokémon, vero Hop? Dimmi che ce l'hai. Dai, intanto Scudo Baldo l'abbiamo messo fuori gioco. Vai, Covenant. Vai, due corvi assieme. Faremo faville. Ma no, come ancora? Ma come, hanno tre Pokémon a testa questi due? Beh, ci potrebbe stare. Vai, subito per Forbecco. Ah sì, hanno tre Pokémon a testa. Adesso comunque due Corviknight conniscono le forze, faremo faville, adesso non ci devasta più nessuno, non ci toglie da qui nessuno adesso. Viso Turcio, attenzione! Perfetto, ora Scudo Baldo fuori gioco.
bene. Signor Bradomaldo, è contro i due covi. Io le direi già di arrendersi, ma siccome lei è scemo, allora vedrò di fare la rende facendole fuori tutti i suoi Pokémon. Bravo Ron, che fai il brutto colpo. Perfetto, Darkblade è andato. Questo è ancora il Golisopod. E Bishop, mi gioco la vendetta subito. È 4 volte super efficace, Baldeali. Fai up un consiglio per le strategie che adotterai in futuro. Togli le mosse che fanno i contraccolpi. Togliele. Un consiglio up, togliele dalle tue strategie. Proprio togliele. Ecco, questo è quello che ti meriti dopo avermi fatto notte sferza, Bishop. Bene che c'hanno logicamente pure i Pokémon degni di Uge, questi qua, no? Ci sta. David, Golisopod, che ricordo un samurai, Bishop, ci sta, sono loro che non hanno. Non sono degni. Oh. Fate fumi un'altra, fate cattivi un'altra volta. Provateci, stronzi. Mi sto scaldando troppo. Ah, fratellone! Che gabbia incommensurabile! Fratellino, ci deve essere un errore! Ah, ce l'ho fatta, vi ho battuto! Inaudito! I nostri Pokémon eccessivamente allenati hanno avuto la peggio! Avete lottato egregiamente, è innegabile, ma... Siete usciti vincitori solo perché avete deciso di unire le forze! E perché voi due? Facile vincere quando si lotta in due, davvero? In realtà avete unito le forze pure voi. Ecco, ecco! Ma guarda che io e Ginepio proprio ragioniamo nella stessa maniera. Ridateci subito lo scudo rovinato e smettete di far scatenare i Pokémon! Scusate, posso permettermi? Toh, guardate, perdonate di tua missione. Cosa? Attenta, quelli sono pericolosi! Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Eccola la nostra infettata speciale! Ottimo lavoro! Allora, se riuscite a recuperare le sue stelle? Naturalmente, grazie alla vostra opera di distrazione la potete agire disturbata. Ma che diavolo! Quelle sue stelle devono stare in laboratorio! Oh cielo, ci hanno ingannati! Proprio così! Continuate poi a bere la mossa con la sconfitta! Noi intanto brindiamo al trionfo! La sfida di poco fa era solo diversa, in realtà avevamo già vinto a coppia di lottare! E ora il vostro permesso ci congediamo! Goodbye! Ehi, fermatevi! Perché lo hai fatto? Professoressa Sonia, perdono! Mi hai ingannata fin dall'inizio! E tu ci sei poi cascata! Ho dovuto farlo per il bene della nostra missione! Ossia riportare il sangue reale sul trono della regione di Galar. Ma che cazzo stai a dire? Questi due sono tutto fuorché degni del trono. Siamo più degni io e Hop messi assieme, che abbiamo avuto l'onore di essere scelti da i due leggendari Pokémon difensori. Sonia sembra un po' scombussolata. Lasciamola solo un po', che dici? Quei mascalzoni a quanto pare hanno accompagnato con i fatti i loro paroloni. Ma mi dispiace tantissimo. Ehi, un momento, non andatevene via così senza dire nulla. Il fatto è che sapevi così triste e non volevamo stare tra i piedi. Pensavamo volesse stare un po' da sola. Più che triste sono arrabbiata con me stessa. Come ho potuto lasciarmi ingannare così? Però quello che è fatto. Non serve a nulla starci a rimuginare su. Quei faravuti si sono portati via tantissime adesso stelle. Non posso starmene qui ad aspettare che le usino per combinare altri guai. La ragazza ha fegato, eh? Mi riempie d'orgoglio vedere che donna forte e coraggiosa si è diventata. Nonna, solo quando c'è fiducia nel chip catalizzatore dei Pokémon è possibile esprimere la vera potenza del fenomeno Dynamax. Sospetto che quei poco di buone estraggono le particelle gara dalle tesse stelle per indurre i Pokémon a Dynamaxizzarsi. Ma è terribile! Trattano i Pokémon come se fossero dei giocattoli. Ora che hanno messo le mani sulle tesse stelle hanno tutti gli strumenti per fare danni maggiori. Ad ogni modo mi chiedo quale sia il loro scopo. Perché fai da maxizzare tutti quei Pokémon? Dicevano di voler svelare il vero voto di Zacia e Zamasenta o qualcosa del genere. Già, e poi quello che diceva l'assistente sul loro sangue reale. Cosa intendeva dire? Parlava sul serio? Già, da dare un'occhiata alla mappa città. I rilevatori stanno registrando un'attività energetica elevatissima in 4 stati diversi. A quanto pare si sono già messi all'opera. Se stanno combinando quegli stati, sicuro Mary sta coinvolta. Ah, a Spikeville è tutto tranquillo.
D'altronde in quello stadio non c'è un punto energetico, quindi la città è sicura. Ah, già, non ci avevo pensato. Giada, dobbiamo subito correre a fermare quei due pagliacci. Giusto! Non gli permetterò di fare del male ad altri Pokémon. Allora, per continuare a occuparvi della questione del Dynamax, io intanto vedo di localizzare quei due mascalzoni. Allora, il prossimo ricordo essere il prossimo Pokémon che arriverà un tipo roccia, quindi. Alla città che andiamo adesso, perché le città le ripercorriamo così come le abbiamo fatte. Si va a Laetermore. Mi pulso la testa. Vai. Fai posare la tua fantastica squadra. Tra l'altro adesso dice la infermiera, oltre che campionessa, dice fai posare la tua fantastica squadra. Sì, vabbè, stavolta utilizziamo per l'ennesima volta George, ma di proposito, nello scontro. Dai, in bici, pedala, 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 pedala,
questo episodio facciamo in tempo a fare due delle quattro, dei quattro punti energetici che si sono scatenati. Ciao Fabia! Eccovi, per caso siete venuti a darci una mano? Più o meno. Allora, com'è la situazione? Abbiamo appena finito di evacuare gli spettatori. Io stavo giusto per andare ad affrontare i Pokémon della Maxizzati. Perfetto, allora ti daremo una mano. Vi ringrazio, allora conto su di voi. Abbiamo a che fare con molti Pokémon, quindi conviene dividerseli. Un Pokémon alla testa. Avanti, miei prodi. Vai, chi ci abbiamo? Ah no, con Keldo, va bene. Mi ricordavo Gigalit. Ma sicuramente sarà tra i prossimi. No! E nella presta di mai lo Gigalit, ma sono scema. Vabbè, comunque, con Keldo facciamo retromarcia. Ok, quindi questa volta sarà un 1 contro 1, capito? Vabbè, quindi sono sicura di poter stare tranquillo sul poter utilizzare sempre il Dynamax. Ma perché tutti conoscono il Dynagelo? Ma forse perché questo è l'Angelo Pugno, probabilmente questo è l'Angelo Pugno. Allora, subito Dynajet. Sì, proprio delle maxizzate ci si giocano anche mosse normali. E la grande non lo finisce, porca vacca. Non demorde questo conchetto. Oh, e vai. No, comunque c'hanno messo dentro tutti i Pokémon di quinta generazione in questo gioco, ne sono convinta. 150 su 400 sono Pokémon di quinta. Ne sono convinta, anzi 140. Vi ringrazio, è merito vostro se siamo riusciti a calmare i Pokémon dalle maxizzati. E non preoccupatevi per loro, li terremo al sicuro qui nello stadio. Ehi Giada, la prossima volta sarò io ad aiutare te. Non esitare a chiamarmi se ti serve una mano, ecco. Sono sicura che ci sono altre persone che hanno bisogno del vostro aiuto, andate pure. Ci penserò io a mantenere la serenità con lo stato di Letemo. Va bene, per il prossimo stadio, Tina. Si va a... Picchedilli. Il bando 2 sopra 4 delle 10 stelle le ha usate per farne maxizzare un sacco di Pokémon. Non è il momento di rilassarsi, da in avanti le cose si faranno ancora più difficili. Forse ci sono ancora 3 stadi che hanno bisogno del nostro aiuto. Allora... perfetto. Andiamo a leggere la card di Fabia. La card rara. Eccola qua, numero 193.
Per crescere devi scontrarti con chi è più forte di te. Se la vittoria è impossibile, lotta con le unghie, con i denti e guadagnati almeno un pareggio. Costi quel che costi. La disciplina fin troppo severa imposta dai suoi genitori ha indurito il cuore di questa giovane capopalestra, rubandole il sorriso. Chi riuscirà a far tornare la gioia sul volto della storica Fabia? Un membro della sua famiglia? Il suo fidato Pokémon? O forse qualcun altro? Beh, io l'ho visto sorridere quando abbiamo vinto contro di lei. Ah, è vero, devo uscire. Naso. Ah, Dio, che... Ma che cazzo ho al naso? Oddio, scusate per... i 30 secondi buoni di soffiamento di naso italiacano. Signore, questo non è italiano, è italiacano. Eccoci qua. Ehi, voi! Ciao, Bit. Sì, lo so, ti girano a vederci, però. Bit, ma i Pokémon delle maxizzati! Cos'è quel toro sorpreso? Pensate che avrebbero dato problemi? Io sono il capopalestra di tipo folletto, faccio parte dell'elite! Elite, non so di che parli, però è vero, sono capo palestra, mi era passato di mente. Fatemi indovinare, siete venuti a darmi una mano? Bah, chi fa parte dell'elite come me non ha certo bisogno d'aiuto. Sei sempre il solito, Bit, guarda che siamo venuti perché eravamo preoccupati per te. Che capo palestra insopportabile, un ringraziamento speciale a chiunque l'abbia nominato. Alla prossima sfida delle palestre vedremo delle belle. Peccato che non possiamo chiamarvelo mai. Olive mi aveva manipolato come un burattino, ma adesso basta, d'ora in poi sarò io a decidere della mia vita. Tanto per cominciare, ecco la prima decisione. Giada, lottiamo adesso! Ma che... non è affatto il momento di mettersi a giocare! Calma i bolletti spiriti, ragazzino prodigio. Benito ha già cambiato da solo 3 Pokémon danni maxizzati. Diciamo che vi ha regalato un po' di tempo per respirare. D'ora in avanti nessuno si permetterà di mettere in bocca su cosa deve fare Benito della sua vita. D'accordo, a dire la verità io stesso l'ho influenzato un po', ma era per il suo bene. È vero, ma d'ora in avanti. Niente male, Poppy, a 88 anni, continui a gestire le vite altrui senza perdere un colpo. Signora Poppy, questa faccenda non la riguarda, voglio lottare, voglio farlo per me stesso. A noi due allora, e non sono disposto ad accettare un no come risposta. D'accordo, lottiamo. Adesso sono un allenatore nuovo. Preparati, ti farò vedere quanta strada abbiamo fatto io e i miei Pokémon. Vabbè, dai, comunque. Rispetto all'inizio del gioco, sì, è rimasto arrogante, stronzo come al solito, però. Oh! La mia nuova esperienza con il capo palestra mi ha reso indubbiamente più forte di te! È rimasto uno stronzo, di prima categoria, un arrogante che la meta basta, però. Cioè, si vede che. Cioè. La voglia dell'essere indipendente, cioè, dai, sempre meglio quindi di quei due baldi giovani nobili del cazzo che stanno rompendo le palle a tutti. Non nascondo che mi mancava sentire sta musica, però ovviamente io sono sfigata e quindi Gardevoir ha una mossa di tipo erba, ma porca troia. Ah no, stavo per dire aspetto che Tina la schivi, ma voglia magica è schivabile, quindi niente. Mandiamo Ron in campo e via.
Comunque 4 Pokémon. È possibile che tu sia la più grande campionessa della storia di Galar? Senza ombra di dubbio, forse senza ombra di dubbio. Ma anch'io ti ho presto nella storia per averti stracciata. Sì, sì, aspetta a cantare vittoria. Già il tuo Etterin stava provvedendo. E per ovvie ragioni. Impossibile! Deve esserci uno sbaglio! Io sono un capo palestra! Allora, chi capi palestra perdo? Non lo sapevi? Ti ringrazio per aver lottato con me. Alla fine mi tocca riconoscerlo, meriti il titolo di campionessa, non c'è dubbio. Mi secca ammetterlo, ma mi rendo conto di avere dei punti deboli. Mi impegnerò, diventerò più forte e porterò la gloria dei Pokémon di tipo folletto ad altezze mai raggiunte prima d'ora! Oh, grazie per la cadera. Beh, direi che per me è ora di andare, sono il capo palestra, quindi il mio compito è fare sì che il mio stadio sia in perfetto stato. Lascia che te lo dica, la vostra lotta è stata un grosso tributo di talento. Oh, grazie, Poppy, anche la tua. L'hanno squalificato dalla sfida delle palestre, eppure ha avuto il coraggio di fare irruzione nello stadio durante la Coppa Campione, che tipo tosto. Non mi stupisce che sia diventato capo palestra. Ok, ok, ha un modo di fare insopportabile, ma un allenatore in gabbia, nessuno può negarlo, vero? Quando fa una cosa la fa, dai, quando fa una cosa la fa bene. Già, si capisce subito guardandolo lottare, ci si butta anima e corpo. Oh, ma ne avete ancora per molto? Vado a farvi un caffè, vi porto due brioche? Ok, ok, messaggio ricevuto, andiamo, tu, e poi mi impegnerò il triplo e diventerò ancora più forte di Beat. Presto, Giada, abbiamo ancora molto da fare. Andiamo a calmare gli altri Pokémon da maxizzati. Ci restano ancora due stadi da visitare, non perdiamo altro tempo. Ah no, ok, quindi la sfida con lo stadio non si faceva più, che ci aveva pensato Beat. Ok, perfetto. No, vabbè, comunque Beat alla sua maniera è cresciuto anche lui, come è cresciuto come Hop. In una maniera diversa da Hop, anzi, però si vede che è cresciuto anche lui. Non mi dispiace affatto. Sebbene non è piatto come personaggio, nonostante mi stia insopportabile, non è per nulla un personaggio piatto. Come ho detto, una delle cose buone di questo gioco è che i personaggi non sono delle macchiette del cazzo. Sebbene abbia lasciato il suo stadio Beat, dopo la squalifica di quest'ultimo dalla sfida delle palestre, Poppy vi torna comunque ogni giorno per suggerire qualche nuovo quiz, per commentare l'operato del nuovo capo palestra o per le sue prove di recitazione. Ma cosa rappresenta esattamente per lei cosa di cui parla continuamente? Una vecchia intervista potrebbe fornirci qualche indizio. Se ci pensi su abbastanza, col tempo troverai la risposta dentro di te. Ok. Vai, vediamo adesso Beat, numero 908. È diventato il nuovo capo palestra dello stadio di Piccadilly sul nome di Poppy. Molti dicono che il duro allenamento a cui è stato sottoposto dall'ex capo palestra lo abbiamo obbedito un po'. Beat non ha rilasciato commenti al riguardo, ma sembra più propenso a fare autografi per i suoi fan. Quel che è certo è che l'allenamento di Poppy lo ha reso ancora più abile. La sua irruzione alla Coppa Campione ha fatto guadagnare nuova fama e i suoi fan non vedono l'ora di che ripeta una simile performance. Beat stesso non sa bene come comportarsi in merito, va bene. Signori, vediamo di curare un po' i nostri amati Pokémon. Allora, aspetta, E fermiamo l'episodio qua. Nel prossimo episodio provvediamo a raggiungere la città di... Sì, Chichester.
Stavolta non mi sbaglio, i Pokémon sai tipo roccia, me lo ricordo giusto, quindi Kyogre. E poi a Clackenburg dove ci sarà palesemente un Pokémon di tipo drago. A più tardi.